Turismo abruzzese sulla stessa lunghezza d'onda di quello nazionale, con buone aspettative dopo la settimana di Pasqua, anche per il weekend del 25 aprile e la festa del 1 maggio. Lo dice un'indagine condotta da CNA Turismo Nazionale tra i propri associati, che ha messo a fuoco le tendenze registrate nelle varie regioni d'Italia, tra cui l'Abruzzo. Numeri positivi anche per la nostra regione, come sottolinea il presidente regionale di CNA Turismo, Di Dionisio. Turismo abruzzese in grande spolvero. Così come testimoniato dall'indagine commissionata dal CNA, in linea con i dati nazionali. Anche l'Abruzzo ha beneficiato di questi ponti, di queste feste, aprile e maggio, per ricevere tantissimi clienti anche dall'Europa, che hanno scelto di visitare la regione in funzione anche del fatto che ben si presta per essere scoperta con un turismo slow, con un turismo naturalistico, con un turismo legato ai parchi, ai nostri borghi, alle nostre città d'arte e al turismo esperienziale. CNA Turismo Abruzzo ha investito tantissimo negli ultimi anni in questa voce, turismo esperienziale, il turismo legato alla bicicletta, ai cammini e alle esperienze che la nostra regione naturalmente può offrire. Siamo una regione vocata a questo tipo di ospitalità e nei prossimi anni sempre di più riceveremo i benefici di questa scelta, perché chiaramente l'Abruzzo è una regione da scoprire con questa tipologia di esperienze, proprio perché per come è ubicata e per come è il territorio ben si presta per essere conosciuta in questa versione.